In questo video misuriamo il volume di un cilindro di metallo forato utilizzando il metodo geometrico, cioè misurando le sue dimensioni con il righello. L'obiettivo quindi è misurare il volume per via geometrica, e lo si fa prendendo il volume come se il cilindro fosse tutto pieno senza il foro e togliendo il volume del foro. Inoltre, al momento di calcolare l'incertezza su questo volume geometrico, invece di utilizzare la propagazione degli errori, diciamo lunga, utilizziamo un sistema più semplificato, che vediamo meglio dopo. Queste sono le misure delle dimensioni del cilindro prese con il righello millimetrato. 2R è il diametro di base, quindi due volte il raggio indicato con la R maiuscola, e il diametro è lungo 1,9 cm con un errore di 1 mm, 0,1 cm, che è la sensibilità del righello. L'altezza di questo cilindro è 5,4 cm, sempre con un errore di 1 mm. Il diametro del foro 2R, R è il raggio del foro, è indicato con la R minuscola per distinguerlo dal raggio di base del cilindro, che è indicato con la R maiuscola. Quindi il diametro del foro 2R minuscolo è di 3 mm, sempre con un errore di 1 mm, che è la sensibilità del righello millimetrato. Portato questa misura in centimetri, risulta 0,3 più o meno 0,1 cm. Cominciamo quindi a calcolare il volume del cilindro pieno, come se non avesse il foro, quindi area di base per altezza. Pi greco r al quadrato è l'area di questo cerchio. Ci serve il raggio, che è la metà del diametro, quindi dimezziamo sia il valore, 1,9 cm, che diventa 0,95 cm, e dimezziamo anche l'incertezza, quindi da 1 mm l'incertezza scende a mezzo millimetro. Utilizziamo quindi 0,95 cm al quadrato nel calcolo, moltiplichiamo per l'altezza 5,4 cm e troviamo questo valore, che è il volume del cilindro pieno. Dopo toglieremo il foro. Per adesso vediamo la propagazione degli errori semplificata, cioè come calcolare l'incertezza su questo valore. Il procedimento più semplice è quello di immaginare di aver, tra virgolette, sbagliato a prendere le misure del cilindro e calcolare il massimo valore di questo cilindro, di questo volume, e anche il minimo valore. La prima volta sostituendo il massimo raggio e la massima altezza, e la seconda volta il minimo raggio e la minima altezza. Infatti il raggio è un valore compreso tra 0,90 e 0,100 cm, grazie a questa incertezza. L'altezza invece è un valore compreso fra 5,3 e 5,5 cm, grazie a questa incertezza. Ora, quindi, se noi immaginiamo che la vera misura del raggio era non 0,95 ma 1,00, cioè immaginiamo che la vera misura del raggio era 0,95 più 0,05, quindi era 1,00 cm, e contemporaneamente immaginiamo che la vera misura dell'altezza era 5,5 cm. Questo vuol dire sostituire il R con R max e utilizzare anche H max, quindi sostituire i valori massimi sia al raggio che all'altezza. Allora, in questo caso otteniamo il massimo volume del cilindro. Infatti qui abbiamo messo 1 cm e 5,5 cm l'altezza. Questo è il massimo volume del cilindro che può risultare da queste incertezze, quindi quando l'altezza è massima e quando il raggio è massimo. Se invece facciamo il contrario, immaginiamo che il raggio del cilindro in realtà era 0,90 cm e lo sostituiamo qui, e immaginiamo che l'altezza in realtà era 5,3 cm e la sostituiamo qui, allora otteniamo il volume più basso possibile, il volume minimo, che è compatibile con le nostre misure sperimentali. Il volume minimo compatibile è circa 13,5 cm cubi. Quindi il volume del nostro cilindro è un valore che può arrivare al massimo fino a circa 17,3 cm cubi e al minimo fino a circa 13,5 cm cubi. Questo è un modo semplificato di calcolare l'incertezza del volume del cilindro. Infatti, per calcolare questa incertezza dobbiamo vedere quanto è largo questo intervallo di misura, facendo la sottrazione tra 17,28 e 13,49. Questo intervallo è largo 13,79 cm cubi. Il mezzo intervallo è la metà e quindi è circa 1,9 cm cubi a sinistra e 1,9 cm cubi a destra.
Ecco che siamo quindi riusciti a ottenere una stima dell'incertezza del volume, più o meno 1,9 centimetri cubi, che abbiamo detto è la metà dell'intervallo di oscillazione tra il volume minimo e il volume massimo che abbiamo calcolato una volta mettendoci il raggio e l'altezza massima, l'altra volta mettendo il raggio e l'altezza minima. Ora ci sono due possibilità arrivate a questo punto che entrambe vanno bene. Una è quella di utilizzare il valore migliore che avevamo trovato prima per il volume, quindi 15,3 centimetri cubi, e associare a questa misura che avevamo trovato prima un'incertezza, l'incertezza appena calcolata, 1,9 centimetri cubi. Quindi prendere questo valore calcolato prima, che consideriamo il valore migliore per il nostro volume, e aggiungere e togliere il mezzo intervallo di incertezza. L'altro modo, che va bene lo stesso, è quello di ragionare soltanto sull'intervallo di incertezza e vediamo che il centro dell'intervallo si trova in corrispondenza di 15,4 centimetri cubi circa. Come l'abbiamo trovato questo centro dell'intervallo? Molto semplicemente facendo la media tra i due estremi. Quindi 17,28 più 13,49 diviso 2, cioè la semisomma, la media aritmetica degli estremi. Allora noi potremmo prendere come misura del volume il valore centrale di questo intervallo, 15,4, al posto di 15,3 che avevamo preso prima, e associare a questo valore centrale, 15,4 centimetri cubi, l'incertezza data da metà intervallo, quindi il mezzo intervallo 1,9 centimetri cubi. Entrambi questi procedimenti sono accettabili. Ripeto che differiscono non per l'incertezza, che è sempre metà intervallo di misura, ma differiscono perché nel primo caso abbiamo utilizzato 15,3 centimetri cubi come valore migliore, nel secondo caso abbiamo utilizzato 15,4, cioè il centro dell'intervallo. Ricordiamo però che il calcolo non è finito, perché finora noi abbiamo calcolato soltanto il volume del cilindro pieno. Adesso dobbiamo calcolare il volume del foro e toglierlo. Il foro è un cilindro, anche lui, un cilindro vuoto che è alto pari al diametro del cilindro pieno, quindi è alto 1,9 centimetri. E il diametro invece del foro è 3 mm con un'incertezza di 1, quindi è 0,3 cm. Allora, per calcolare il volume del foro bisogna applicare di nuovo la formula del volume del cilindro. Un cilindro che ha il raggio di 0,15 cm, questo ricordiamo che è il diametro del foro, quindi il raggio è la metà, 0,15 cm, e ha l'altezza di 1,9 cm. Quindi applichiamo la formula geometrica del volume di un cilindro, π greco era la seconda, per l'altezza. Il raggio abbiamo detto che è 0,15 cm, l'altezza abbiamo detto che è 1,9 cm, e quindi questo calcolo ci porta circa 0,13 cm3. Ora quindi togliamo questi 0,13 cm3 alla misura del volume pieno che avevamo trovato prima. E quindi calcoliamo 15,3 centimetri cubi meno 0,13, oppure 15,4, se avevamo scelto quest'altra misura, 15,4 centimetri cubi meno 0,13 centimetri cubi. Nel primo caso otteniamo circa 15,2, nel secondo circa 15,3 centimetri cubi. Quindi correggiamo queste due misure, dopo aver tolto i 0,13 centimetri cubi. Queste due misure diventano volume geometrico, non si chiama più volume pieno adesso, si chiama volume geometrico perché ho tolto il volume del foro. Quindi volume geometrico, otteniamo 15,2 oppure 15,3 con l'incertezza di prima, 1,9 centimetri cubi. Entrambe queste misure di volume geometrico vanno bene, anche se sono leggermente diverse perché sono ottenute con due scelte leggermente diverse.